Nel video di oggi vi voglio spiegare 5 tecniche fondamentali per le Power Window di DaVinci Resolve con cui riuscirete a creare delle immagini veramente professionali. Per me Power Window significa solo una cosa, Relight, ossia la possibilità di andare a modificare la luce dei nostri shot guidando il focus dello spettatore verso uno o più elementi dell'immagine, o per finalità estetiche o per ragioni di storytelling. Per questo non potete ignorare le Power Window. Prendiamo questo primo shot, una classica mezza figura di modello sul limbo colorato, setup luci bellissimo. Tecnica 1, relight dello sfondo. Rendendo più scuro il background con una window circolare farete risaltare di più il vostro soggetto e lo shot acquisirà molta più profondità. Per prima cosa aggiungiamo un seriale e dalla schermata delle power window aggiungiamo quella circolare. Posizionando il mouse sopra la window la potremmo spostare come vogliamo all'interno del frame, mentre spostando all'esterno questi control point rossi aumenteremo la softatura, che è molto importante. Adesso vi faccio vedere perché. Abbassiamo un po' i gamma, in questo momento sto scurendo in realtà il mio soggetto, quindi clicco su questo controllo per invertire la maschera. Come vedete l'azione della maschera si vede tantissimo, questo perché non ho softato abbastanza la mia window. Andiamo sui control point, spostiamoli sempre di più all'esterno e vedrete che piano piano la nostra modifica sarà molto più morbida, ci sarà una bella sfumatura che vi aiuterà a rendere meno visibile la window, e direi che ho ottenuto il risultato che volevo. In questo modo il mio sguardo è tutto proiettato verso il volto della ragazza. Tecnica 1 funziona, ma alle volte non basta solo quella, per questo serve anche tecnica 2, il relight del soggetto. Schiarendo il soggetto o una parte di esso con un'altra window circolare andrete a concentrare ancora di più l'attenzione sul protagonista della scena. In questi casi abbiamo due opzioni: o scegliamo una window che possiamo disegnare con la penna, oppure scegliamo una window circolare. In questo caso siamo sul viso, quindi make it simple e scegliamo la classica window circolare, ma stavolta non la voglio softare troppo, faccio in modo che la softatura rimanga intorno al viso del soggetto, perché visto che dobbiamo schiarire non voglio che questa azione si veda troppo o coinvolga il background. Shift più H per attivare l'highlight mode, in questo modo vedo solo quello che sto facendo all'interno della mia window, e vado ad aumentare un po' i gain. Quello che voglio dare al volto è un po' più di brillantezza e allo stesso tempo abbasso i gamma per fare in modo che queste belle ombre, questo rembrandtino, rimanga comunque sul volto della mia modella. Guardate come si accende il volto di questa ragazza. Ma non è finita, perché lavorare con una window sul viso ci permette di andare a controllare anche i nostri skin tones. Quindi attiviamo il vector scope e fate in modo di avere lo skin tone indicator attivo, ossia questa linea che ci dice la giusta posizione dei nostri skin tones. Se sono corretti devono seguire questa linea qui. Qui non è così, infatti c'è un leggero shift, probabilmente colpa anche della luce riflessa e colorata che c'era sul set. Vado sui gamma e comincio a spostare il mio indicatore in modo tale che il segnale vada perfettamente su quella linea. Raga, mi raccomando, occhio alla saturazione, perché se no il volto lo distruggiamo. Manca una piccola chicca aggiuntiva, ossia il mid details. Questo comando che vedete qui sopra le primaries serve a gestire il dettaglio appunto dei mezzi toni, che ormai lo sapete è quella parte dell'immagine dove ritroviamo i nostri skin tones. Quindi vado a spostare leggermente a sinistra questo indicatore per ammorbidire un po' il volto e eliminare qualche piccola imperfezione. Questo comando per uno shot beauty del genere è top. Ora che la window è impostata ci manca solo una cosa, il tracking. Andiamo sulla tab apposita, mandiamo in play, in questo modo la window sul viso non si muoverà e seguirà sempre la nostra modella. Ed il gioco è fatto. Se il video ti sta piacendo mi raccomando lascia like ed iscriviti al canale, per me è importantissimo per crescere e soprattutto per portarti ancora più video a tema filmmaking e a tema DaVinci Resolve. Ora che sapete come si fanno le cose fatte bene, passiamo a tecnica 3, che io definisco il relight pigro, che vi consento di utilizzare solo quando avete 1000 video da far uscire e non avete troppo tempo da dedicare alle vostre window all'interno di Resolve. Si tratta esattamente delle stesse modifiche che abbiamo fatto prima, ma in forma più semplificata. Quindi per prima cosa aggiungiamo un serial con una maschera circolare. Stessa posizione, stesso feather e andiamo a scurire l'immagine. Ma questa volta invece di creare un serial normale con Alt più O andiamo a creare un outside node. Questo nodo per
permette di agire su tutta la parte di immagine che ovviamente sta al di fuori, outside, della selezione che abbiamo fatto nel nodo precedente. Se sul nodo prima lavoravamo sullo sfondo, con questo lavoreremo sul soggetto. E anche qui vado a fare la stessa identica modifica, aumento un po' il gain e abbasso i mezzi toni. Il risultato è gradevole e funziona, ma vi lascia meno libertà rispetto al mix di tecnica 1 e tecnica 2, proprio perché i nodi sono collegati tra loro. Ecco perché se avete tempo io vi consiglio sempre di utilizzare il relight dello sfondo più il relight del soggetto. Tecnica 4, Dodge and Burn. Questa è la tecnica di relight più completo, dove Dodge sta per schiarisci e Burn per scurisci. In questo modo potrete lavorare in maniera completa sul frame, andando ad enfatizzare quegli elementi che sono importanti per il vostro storytelling e scurendo quelli poco importanti, quelli che portano via l'attenzione dello spettatore. Quello che noto è che la macchina, che dovrebbe essere il soggetto di questo shot, in realtà è immersa quasi all'interno di questa strada, si nota poco, quindi il mio obiettivo è farla risaltare molto di più. Avete due modi per utilizzare il Dodge and Burn su una clip del genere: o lavorate sui quattro lati del frame, sotto, sopra, sinistra o destra, oppure lavorate su foreground, midground e poi background. In questo caso userò proprio questa tecnica, quindi aggiungo un serial e poi tre nodi paralleli: foreground, midground, background e un nodo dedicato proprio alla nostra macchina. Questa volta utilizziamo la gradient, che apporta delle modifiche attraverso un gradiente, ossia una sfumatura. La posizione in questa parte è del foreground e comincio ad abbassare i gamma. Tutto quello che sta dietro questa linea orizzontale diventa più scuro, ma è con questa freccia che noi andremo a gestire la sfumatura, come la softatura di prima, ok? Più la allontaniamo, più la sfumatura è morbida. Anche in questo caso la softatura è fondamentale. E consiglio aggiuntivo: se non volete far vedere troppo il gradiente, potete anche portarlo leggermente fuori dal frame, in modo tale che la sua azione sullo shot sia più leggera. Siamo solo a un quarto del nostro lavoro, ora aggiungiamo una finestra rettangolare sul midground, quindi sulla parte centrale del frame. Qui vado a softare in maniera abbastanza decisa sulla parte inferiore della finestra e in maniera leggermente più morbida sulla superiore, così non intaccherò troppo la lavorazione del cielo che faremo nel nodo subito dopo. Stesso principio delle tecniche precedenti, aumentiamo un po' i gain. Io non vado a spingere troppo perché so che poi la macchina avrà anche una lavorazione singola a parte. L'importante è dare luce al midground. Beh, considerando da dove siamo partiti, direi che ci siamo riusciti. Passiamo al cielo. Quello che noto è che il contrasto di queste nuvole mi porta un po' via l'attenzione. Facciamo così: andiamo ad abbassare il contrasto e lo faremo sempre con una gradient window dalla sfumatura abbastanza morbida. Vado a chiudere i gain, alzo i lift e abbasso anche un po' la saturazione per renderlo un po' più piatto. Il fatto che sia così blu non mi piace tantissimo, quindi dalle curve vado a modificare leggermente le tonalità di questo cielo per renderlo più ciano, però questa è una modifica soggettiva, non è ovviamente obbligatoria. Cosa che vi consiglio di fare in questi casi è invece di giocare con la tab della sfocatura. Andiamo ad aumentare un po' il blur di questa immagine in modo che non solo creiamo più profondità, ma soprattutto ci leviamo un po' dalle scatole queste nuvole. Ora ci manca l'ultima modifica, la modifica sulla macchina. Questa volta per farlo andremo a creare una window custom con il comando curve, quello del pennino. Andiamo a posizionare i singoli control point come faremo per qualsiasi maschera, ma una volta che l'abbiamo finita ricordate che per questa tipologia di window non andremo a modificare la softatura dalla window stessa, ma dobbiamo utilizzare questi comandi che stanno qui nel menu. Quindi andiamo a softare un po' dentro e un po' fuori la nostra macchina e poi subito tracking, così siamo tranquilli che la maschera è traccata e possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo. In questo caso i gain li lascio da parte perché aumentare le alte luci in una macchina che ha già delle zone che sono quasi bruciate è ovviamente un rischio, potrei spappolare tutto, quindi quelli li lascio là. Aumento un po' i miei gamma per dare più luce alla macchina, sempre facendo attenzione a non sovraesporre troppo, e poi dalle log wheels abbasso le shadow per dare più contrasto alla mia immagine. Se non sapete che cosa sono le log wheels, prendete questa flash spiegazione per buona: sono delle wheel che agiscono in maniera più precisa su alcune porzioni dell'immagine, quindi se scelgo le shadows lui va a prendere la parte più scura dell'immagine e modifica solo quello. Mi piace, il risultato è buono. Ultima chicca: voglio levare un po' di questo verde riflesso sulla carrozzeria, quindi vado sempre sui gamma e mi sposto nella direzione opposta. Beh raga, che dire, abbiamo preso uno shot che di per sé era già bello e lo abbiamo modificato secondo le nostre esigenze.
sequenze, rendendolo ancora più cinematografico. Ci manca solo tecnica 5, la vignetta, la tecnica di relight più semplice, ma che comunque dovete sapere perché è utilissima. Per creare una vignetta è semplicissimo, basta aggiungere un serial node e cliccare sempre sulla window circolare, in modalità inverti, e la andiamo a posizionare al centro del nostro frame. Mi raccomando, softatura, sempre bella spinta. Ora abbassiamo i gamma ed il gioco è fatto, guardate che bella, guardate come si va ad aggiungere in maniera armoniosa al dodge and burn precedente, è un'ultima chicca che rende lo shot ancora più bello. E anche per oggi abbiamo finito, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate like e iscrivetevi al canale, io sono super contento perché stiamo crescendo sempre di più e questo significa solo una cosa, più video per voi. Ci vediamo alla prossima, ciao!